L'8 agosto 1956, un incendio scoppiato in uno dei pozzi della miniera di carbon fossile a Marcinelle causò la morte di 262 persone, tra cui 136 italiani. Di questi, ben 60 erano abruzzesi, 23 dello stesso comune in provincia di Pescara, Manoppello. Oggi il Belgio rende omaggio alle vittime della tragedia con una cerimonia di commemorazione. Alle celebrazioni a Marcinelle anche il presidente del Consiglio regionale di Pancrazio, per testimoniare, ha dichiarato la solidarietà della regione Abruzzo e di tutto il territorio e per ricordare che nessun abruzzese nel mondo verrà dimenticato dalla nostra regione. Presente in Belgio anche il sindaco di Manoppello, Gennaro Matarazzo, che ha evidenziato come per il suo territorio la tragedia di Marcinelle sia una ferita nascosta ma mai cicatrizzata. La campana della città belga Marcinelle suonerà 262 volte oggi per ricordare le vittime della tragedia. Di quei rintocchi, 136 saranno in memoria dei minatori italiani che persero la vita nell'incendio. Alla ricorrenza di quello che è stato il terzo disastro per numero di vittime nella storia dei minatori italiani emigrati all'estero, presente anche una folta delegazione italiana. Oltre all'ambasciatore Alfredo Bastianelli, parteciperà in rappresentanza del governo, il sottosegretario agli esteri Mario Giro. Durante la cerimonia verranno letti i messaggi del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e del Ministro degli Affari Esteri, Federica Mogherini. Nel corso della visita in Belgio, Giro deporrà le tradizionali corone di fiori ai monumenti edificati a memoria della tragedia, sia nel cimitero di Marcinelle, sia nel Museo della Memoria.